Giovanni, eccoli qua. Allora, Salvatore, prego. Questa pagina di storia, ragazzi, dei Giochi senza quartiere, sicuramente un evento che ha segnato quest'estate come anche l'estate dell'anno scorso. Quindi veramente un impegno. Io ho detto e lo ripeto, una pagina di storia. A costo zero sono riusciti a rivoluzionare un'intera comunità in una competizione sana, in una competizione gioiosa, in una competizione molto bella, coinvolgente. E quindi il merito va veramente all'impegno. Loro che per giorni interi, sotto il sole, la sera, non sono usciti a passarsi una serata, hanno dedicato il tempo per farci divertire a noi, anche se qualcuno veramente non ha apprezzato, perché fa delle critiche vergognose ed assurde. Vabbè. Buonasera, noi vi ringraziamo l'amministrazione comunale di averci invitato qui stasera e soprattutto della disponibilità che ci ha dato durante questi giorni per le autorizzazioni, per aver autorizzato le nostre attività e per averci dato i punti di luce. E il comitato è molto soddisfatto dell'operato dei giochi. Noi vogliamo sottolineare che è una bella opera di aggregazione sociale e ci auguriamo che il prossimo anno abbiamo anche la partecipazione di Guardavalle Superiore. Da un paio d'anni che ci proviamo, purtroppo sappiamo che è difficile organizzarsi, partecipare, però lo speriamo, ce l'auguriamo per il prossimo anno. Vi ringraziamo, ringraziamo anche la cittadinanza per la partecipazione, tutti gli sponsor che ci hanno aiutato, perché questa è un'iniziativa che noi cerchiamo di mandare avanti dall'anno scorso. Quest'anno è stata la seconda edizione, cerchiamo di mandare avanti con l'aiuto della cittadinanza e degli sponsor, senza pesare sulle istituzioni, perché pensiamo che queste siano iniziative che devono partire e svilupparsi da parte dei cittadini, dare una mano al comune, perché è anche nostro dovere come cittadini. Grazie. Stasera non c'è Francesco Valenti perché è partito a Roma per gli studi. Manca Francesco e manca buona parte del comitato, perché adesso siamo ben oltre 30 ragazzi che si danno da fare ormai da 2 anni. Quest'anno il gruppo si è allargato, è aumentato, e Francesco è stato l'ideatore, è stato colui che ha avuto l'idea inizialmente per queste iniziative. Quindi salutiamo tutti i ragazzi del comitato. Se vorreste ricordare quell'iniziativa, proprio ieri abbiamo parlato con lui di questa iniziativa, che vorremmo continuare con l'Olimpiade dei rifiuti anche in inverno. Sì. E quindi probabilmente stiamo cercando di organizzarci per far continuare appunto questa iniziativa per la raccolta degli oli esausti, delle pile, i tappi di bottiglie, occhiali, cellulari, in modo che si diventi un'abitudine, Guardavalle, un buon senso, perché è una cosa che può aiutare l'ecologia e anche l'ambiente e anche il comune, risparmiando sui rifiuti che dovrà poi smaltire. Ci organizziamo e cerchiamo di presentare questo progetto il prima possibile. Certo, perché noi l'avevamo fatto con gli scout nel 2011, avevamo fatto l'iniziativa riciclo e solidarietà, poi con il centro studi ambiente marino abbiamo fatto meno rifiuti, più solidarietà, adesso abbiamo, loro hanno sposato bene questa nostra iniziativa, però appunto allargandola ancora di più, facendo diventare questa competizione bella anche ai quartieri. Quindi sicuramente ci sarà un incremento della raccolta grazie a voi, grazie ai quartieri. Grazie a Gianni Montepone che si è fatto promotore di questa iniziativa e che ci aiuta sempre molto. Grazie a te, grazie a voi. Grazie Salvatore, grazie ragazzi.